Se devo essere sincero, l'anime di Tokyo Ghoul non mi ha mai conquistato, non è mai stato uno dei miei preferiti, però devo dire che qualche personaggio davvero singolare e ben fatto c'è. E uno di questi è senza dubbio, almeno secondo me, Yakumo Omori, conosciuto più semplicemente come Yamori, che in giapponese significa Gecko o Jason per via della sua maschera, molto simile a quella del celebre serial killer Jason Voorhees di Venerdì 13. In effetti anche il fatto che Yamori provenga dalla 13ª circoscrizione è una citazione proprio a quella pellicola. Ma cominciamo dal principio. Yamori era un ghoul, uno di quegli esseri sovrannaturali che popolano la Tokyo Noir ideata da Ishida e che si cibano di carne umana. I ghoul, come del resto anche le persone, sono molto diversi gli uni dagli altri. Ci sono ghoul timidi e ghoul eccentrici, ghoul simpatici e ghoul antipatici, ma soprattutto ghoul buoni e ghoul malvagi, votati alla crudeltà e alla violenza gratuita. E Yamori era forse la figura che meglio incarnava quest'ultimo aspetto. Alto, biondo e massiccio, Yamori era un concentrato di forza, violenza e brutalità, incapace di controllarsi e temuto persino dai suoi stessi simili. Della sua giovinezza purtroppo non si sa molto, se non che perse la madre, alla quale era molto legato, e che fu rinchiuso nella coclea per parecchio tempo prima di guadagnarsi il soprannome di Jason. Molti aspetti del suo carattere, infatti, li assimilò proprio durante la detenzione. Il suo interrogatore non esitava a torturarlo per estorcergli informazioni sui ghoul della 13ª circoscrizione, da cui la passione di Yamori a torturare e seviziare. Inoltre costui lo faceva schioccandosi le dita della mano, altro tic che Yamori ha fatto suo e che ha finito per passare inconsciamente anche a Kaneki. Forse se quel carceriere si fosse comportato in modo diverso, Yamori non si sarebbe plasmato nell'odio, nella sofferenza e nel dolore, ma purtroppo andò così e, fuggito dalla coclea, diede vita al suo regno del terrore. E questo dettaglio è reso molto bene nell'anime, la sua figura incute davvero terrore, si percepisce la paura che gli altri provano davanti a lui. Tuttavia, oltre ad un ghoul di livello S, Yamori era anche uno degli alti esponenti di Aogiri, incaricato di catturare Rise Kamishiro, o in caso della di lei morte, la persona con il suo odore, motivo per cui dopo l'irruzione all'Anteiku catturò Kaneki e lo sottopose alle sue tremende torture, fino al punto di scatenare il potere di Kaneki, che letteralmente impazzito riuscì a sconfiggerlo dopo avergli divorato la Kagune. Sarà infine Suzui a dargli il colpo di grazia, trasformandolo nella sua quinche, la 13 Jason. Indubbiamente Yamori rappresenta per la prima stagione dell'anime una sorta di sfida finale per il protagonista, ma non necessariamente l'antagonista principale. Per fare un esempio, la sua figura mi ha ricordato moltissimo Goto, l'alieno malvagio dell'anime Parasite, cioè un personaggio molto potente, quasi insormontabile, che rappresenta l'ultima sfida del protagonista prima di compiere il suo destino, o meglio, nel caso di Kaneki, prima di accettare definitivamente la propria natura di ghoul. Tuttavia il suo baricentro non si limita a questo, cioè violenza, sadismo e sangue gratuiti, ma si dirama anche attorno a dettagli curiosi, o meglio, strani, che stonano con quanto detto finora. Primo tra tutti il rapporto con la madre. Yamori amava moltissimo sua madre ed arrivò persino a parlarne con Nico, aspetto che ci fa capire come esista ancora un eco dentro di lui, quasi sentimentale. E forse è proprio questo retaggio della sua giovinezza che gli permise di stringere altri due legami molto interessanti. Il primo ovviamente con Nico, unica persona al mondo in grado di placare l'ira di Yamori, e il secondo, forse il più curioso, con Naki. Infatti, se ci pensate, il personaggio di Naki appare dopo la morte di Yamori, eppure dal suo comportamento si evince il rispetto che il giovane nutriva per il suo, tra virgolette, mentore. Infatti Yamori accolse il ragazzo sotto la sua ala protettiva, dimostrandosi paziente e lungimirante con lui. Sono queste piccole sfumature, secondo me, a rendere Jason un personaggio molto affascinante, nonostante sia, alla fine della fiera, solo un semplice one-time villain. Ennesima dimostrazione di come a volte i personaggi meno centrali di un'opera si rivelino di gran lunga superiori persino ai protagonisti. Ma non che ci voglia molto del resto, se il metro di paragone è Ken Kaneki. Ecco ragazzi, il video è finito, scrivetemi che ne pensate voi sul personaggio di Jason qui sotto nei commenti, se siete d'accordo con me o se avete altre osservazioni da fare, ma soprattutto statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video.